Palla dentro, sono passati 6 minuti, arriva Vives, la palla in gol, Lecce apre alla grande il confronto, alla fine saranno 13 calci d'angolo contro 2. Il recupero arriva nel 3-1, la rete di Vives quasi schiva al destro, un 3-1 dovente stoppa per la squadra di Vives. 36esimo minuto, la rete invece quella di Vives che cambia ancora tutti i gol, nel gol 3-1 per stare in partita, i giovani della... Quando Vives è riuscito a trovare la via del grande gol, che chiude la partita. Uno aggiunto in attacco, pareggia la fine del tempo, dopo una lunga azione in tutta la prima linea, conclusa da Vives, vedete, con grande giro di dopo. Angelo mette al centro un pallone che forse Rea sottovaluta, ma certamente non Vives, che lo porta in rete senza problemi. 1-0 dopo 5 minuti, e gara 3 nella versione di scelta della squadra di Papadopoulo, che non poteva segnare in azione migliore per continuare a sperare nella promozione diretta. Filippo che manda fuori fase un po' in grande difficoltà, suggerisce per Vives e scarica il destro senza pensarci due volte. In questo caso Emanuele Manitta ha un po' di responsabilità, ma il terzo gol è il risultato di una giornata. Calcio d'angolo, altro traversone molto insidioso, una volta più Zanchetta, e guardate cosa succede, botta di Vives all'incrocio. Niente da fare per Sorrentino, questo è un Eurogol e il Lecce anche meritatamente si trova in vantaggio dopo solo 11 minuti all'inizio del secondo tempo. Gioia della partita, collaboratori, Mario Benetti naturalmente, rivediamo per il mondo.